Recentemente nella chiesa di San Ferdinando in piazza 3730 si è svolta la funzione dell'estremo saluto a Umberto Bellissimo. La chiesa degli artisti era gremita di familiari, amici, attori che hanno voluto testimoniare con il loro affetto e la loro stima a questo sensibile uomo e grande artista. Umberto Bellissimo, l'uomo, l'amico e il grande artista. Di recente è scomparso all'età di 59 anni, stroncato da un male incurabile. Lui ha dato molto allo spettacolo, ma nella vita privata era un uomo molto riservato. Infatti, quando non era in giro per lavoro, lui viveva stabilmente in famiglia con la moglie Paola e il figlio Daniel, perché non era molto amante della vita mondana. E di tanto in tanto frequentava i pochi amici che aveva saputo scegliere nel corso della propria vita, ai quali era anche molto legato. Oltre 40 anni di attività professionale, Umberto Bellissimo ha partecipato a numerose opere nel teatro, nel cinema, in televisione, spesso con ruoli rilevanti quando non di protagonista. Ricordiamo solo i più recenti in teatro, Io l'erede di Edoardo De Filippo come coprotagonista accanto a un ottimo Geppi Iglesias, La cantata dei pastori insieme a Beppe Barra, il musical La bella e la bestia e soprattutto due spettacoli scritti, diretti e interpretati da lui, non solo Varieté, che era un viaggio attraverso la storia del varieté con canzoni napoletane non, e soprattutto Bellissimo Viviani, che è stato un omaggio al grande autore napoletano Raffaele Viviani. Nel cinema il suo debutto fu in Mi manda Picone con Giancarlo Giannini, ma citiamo solo altri due film di Vincenzo Salemme come L'amico del cuore e Amore a prima vista. In televisione poi ha partecipato a numerose fiction, Il furto del tesoro vicino a fianco a Luca Zingaretti, Storia d'amore e d'amicizia con Massimo Ranieri ed Elena Sofia Ricci, ha partecipato ad Orgoglio, fiction come La squadra, ma soprattutto Senza confini, dove lui interpretava il maresciallo Maione sulla storia eroica del questore Giovanni Palatucci, interpretato da Sebastiano Somma. Ricordiamo inoltre che la sua ultima interpretazione è stata nel film di Alessandro Siani. Il titolo era Si accettano miracoli, ma purtroppo quel miracolo non è arrivato. La vostra amicizia, la vostra collaborazione è stata lunga, tu hai musicato alcuni suoi testi ed è stato protagonista di una tua commedia musicale. Il ricordo più bello della vostra collaborazione, sia artistica ma soprattutto amicale? No, guarda, il ricordo più bello è proprio quando siamo diventati amici, sembra strano, un gioco di parole, perché in realtà io, grazie a questa commedia musicale dove lui era uno dei protagonisti, pur conoscendolo ampiamente artisticamente, ma siamo diventati amici in quell'occasione. Da lì è stata un'amicizia strettissima che è durata fino a poco tempo fa, ahimè, e dove sono nate anche collaborazioni musicali relative al suo spettacolo. Non per niente vi chiamavano i nuovi Pisano Cioffi, perché tu hai musicato delle sue macchiette perché facevano parte del CD Non solo Varieté, se non sbaglio. Sì, dei testi stupendi che lui aveva scritto, mi aveva sottoposto, e devo dire la verità, con l'occasione per dire che in realtà io non ho toccato una virgola di quello. Cioè esattamente erano già ritmicamente perfetti, per cui io ho dovuto solo mettere la musica e sono riuscito, spero bene. Qual è lo spettacolo che avreste voluto fare insieme, poi per un motivo o per un altro, a volte anche burocratico, questa situazione non è stata mai realizzata? Questo sarebbe un discorso un po' lungo, avremmo voluto fare tante cose insieme, da un musical a uno spettacolo scritto a quattro mani, anche una semplice
un semplice spettacolo, magari unico, però scritto bene, proprio per il piacere di fare insieme una cosa che purtroppo non siamo riusciti a fare, tranne nei momenti in cui ci vedevamo a casa, dove lui, gli dava lezioni di canto, perché lui è proprio staganovista, perfezionista, pure una piccola cosa, mi chiedeva un aiuto che io carinamente gli ho sempre dato e ci siamo anche divertiti in quell'occasione. Spesso anche nei grandi concerti ci sono le cosiddette ospitate e so che tu spesso avresti voluto fare un'ospitata nei suoi spettacoli che lui ha scritto, diretto e interpretato. Qual è stata la motivazione per cui questa cosa non è mai avvenuta? No, vabbè, ma la vita è così, a volte si parla di tante cose, a volte non capitano sempre delle cose, magari dall'uno o dall'altra parte, impegni o varie altre, per quelle delle cose non si concretizzano, ma c'era sempre la volontà. Se ci fosse stato più tempo, ahimè, sicuramente sarebbe accaduto qualcosa di bello. Tu sei uno degli elementi di spicco dell'orchestra italiana di Renzo Arbore. Forse è stata proprio questa mancanza di conciliazione di date che tu sei sempre in giro per il mondo. Beh, da parte mia sicuramente è stata una problematica importante, perché chiaro, avremmo voluto fare uno spettacolo di un certo tipo, però mandarlo avanti, poi magari conciliavano con le date mie con l'orchestra, ma anche lui con altri impegni sia teatrali che televisivi, non era facile, vabbè. Tu, come dicevo prima, sei stato un grande amico, un vero amico soprattutto. In questo momento, se Umberto fosse qui davanti a te, cosa senti di dirgli? In questo momento vorrei essere Gesù Cristo e fare come ha fatto con Lazzaro. Penso che è l'unica cosa che mi viene in questo momento. Poi ci sarebbero tante altre cose belle che se stesse qui gli avrei detto in faccia a quattro occhi. Nel mezzo del cammino della sua vita, Umberto Bellissimo incontra una ragazza totalmente estranea al mondo dello spettacolo. Lei è Paola De Marco, colei che poi è diventata la moglie e la compagna per più di 30 anni. La domanda è d'obbligo, come lo hai conosciuto? L'ho conosciuto in un gruppo in cui non c'era neanche un attore. Eravamo quasi tutti docenti, dalla scuola dell'infanzia all'università, quindi proprio è venuto per la prima ed ultima volta. Quella volta è bastata. Era destino, sì, destino, sì. Destino, poi mi ha chiamato il giorno dopo per uscire e da lì. Quello che mi viene da chiederti, vivere con un attore non è certo facile, noi a volte abbiamo degli alti e bassi, ma qual è stata la tua vita con Umberto? Quali sono state le tue rinunce e soprattutto che cosa rifaresti se tu avessi l'opportunità di poter rivivere un episodio? Allora, nessuna rinuncia, non ho rinunciato a niente, anzi mi sono soltanto arricchita perché ho frequentato l'ambiente che il teatro ha uno spessore culturale, insomma, notevole, quindi mi sono solo arricchita e rifarei tutto. C'è una domanda che mi viene da fare. Tu, Umberto, spesso voleva delle tournée, stava mesi e mesi fuori, tu invece fai tutt'altra professione, tu sei un insegnante, quindi rimanevi a Napoli per i lunghi periodi. Ma questa cosa non ti ha mai suscitato gelosia? No, lui non mi ha mai dato l'occasione. Se tu in questo momento avessi l'opportunità di chiedere una cosa ad Umberto, privata, artistica, cosa chiederesti? Di ritornare qui da me. Attori come Umberto Bellissimo sono preziosi. La sua meticolosa professionalità e l'alta qualità della sua recitazione hanno saputo lasciare una traccia nel cuore degli spettatori e nel ricordo degli attori e collaboratori che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui, come me. Grazie Umberto.